ragazzi, questo è Fan Chaos. Oggi siamo qui con Wolf e Jacopo Mi. Perfetto, possiamo cominciare su Battlefield 4 China Rising. Super Mega Hyper Live, si è già bancato. Cavoli. Attenzione, si stiamo già Super Mega Hyper Action. Di già. Ci stiamo connettendo, attenzione. Con su un'enciclopedia come al solito. Infatti è laggato. E guardiamo le voci più visitate dell'anno, cioè del giorno, articolo a settimana, il perché frisbee. Perché c'era una moto senza pilota? C'era una moto senza pilota che andava da su. Attenzione, guardiamo, intanto c'è già il Papa che ci saluta su un'enciclopedia che ci fa gli occhi. Adesso siamo pronti su frisbee, che è un articolo che non abbiamo ancora letto e che sembra molto interessante. Ok ragazzi, ma perché i geniali devono piazzare le mine? Perché mi devo sempre trovare in abbi con le mine? E poi già il frisbee è un coso di forma rotonda che può volare. A prima vista sembra un piatto, presenta bordi rialzati e accoglie comodamente una margherita. Probabilmente quando è stato inventato era stato concepito proprio con questo scopo, ma siccome i piatti erano già stati inventati, si rese necessario trovare una destinazione d'uso differente. Ragazzi, io da 40 anni che non gioco più a Battlefield. Prima lo usarono come cappello, poi come bottino di scorta, poi come coperchio per i tombini, poi fu lanciato lontano allo scopo di sparsene. Solo allora fu compreso il vero scopo di sua esistenza. Sì ragazzi, molto probabilmente in questo gioco qua fa lo schifo, perché io è da tantissimo, cioè un sacco di tempo che non ci gioco. Che giustamente non... Io... Mamma mia, io devo fare una partita per forza su... quando farò il mio video dovrò fare per forza la partita su quello del grattacielo lì. Dove potrete vedere la mia bravura, quanto è laggato questo gioco. Con l'arrivo dei primi frisbee nei negozi spiegabilmente costosi, i ragazzi all'epoca si trovarono a dover risolvere un problema che si poneva come l'atletico essere o non essere. L'equazione in termini esclusivamente matematici era F uguale C più L più 6S. F era ovviamente il frisbee, C era il costo del cinema, L era lo stacco di liquirizia, S era di soldatini dell'Atlantic. Di fronte a questo tipo di scelte i più indecisi entravano nel panico. C'è la voce panico. Panico, paura. Don't panic, la Bibbia circa l'universo che sta per essere cancellato. Il panico non è una cosa che si mangia, come potrebbe sembrare un'analisi non accurata del nome. Panico! No! Questa è la geniale. Beh, la reazione più comune è un problema. Vediamo un pochino. Oh, ci sono i sintomi. Lo sviluppo di questa patologia sono è progressivo e degenerativo. Va bene. Lo sviluppo di questa patologia è progressivo e degenerativo. Ragazzi, stanno dicendo che questa mappa qua, P.T. Guilin, o come cavolo si chiama, naturalmente avrò completamente sbagliato la pronuncia. Situazioni che provocano il panico globale. I telegiornali, dicendo, come questa mappa qua abbiamo deciso di farla principalmente perché non avevamo ancora trattato China Rising. Esatto. China Town. E ci sono detti, sti cazzi, facciamo China Rising. No, allora. Sì, che poi più che China. Fuck. Ma dove era campionato sto qua? Fuck Tony. I telegiornali. Sì, che poi più di China Rising a me personalmente sembra di essere tornati ai cari vecchi tempi dei Vietnam del Nord. No. I cari vecchi Charlie. Quanti mi sono mancati, Charlie. Allora, situazioni che provocano il panico globale. I telegiornali, come studio aperto TG5. Questo qua siamo tutti d'accordo, soprattutto quando parlano di videogiochi. Tipo Grand Theft Auto. Auto. La rottura di un'unghia di Paris Hilton. Vabbè. Paris Hilton. Fidanzamento Emanuela Curi. Sconfitta del Milan. Sacra del lancio del formaggio. Mister Lui. Questo poi ce lo diciamo. Mister Lui. L'interrogazione è andata bene. La temperatura all'Aquila. Windows. La fine bottiglia di birra. Situazioni ritenute innocue. Queste situazioni non sono ritenute pericolose per un attacco di panico di massa. Effetto serra, la fame del mondo causata a Giuliano Ferrara. Berlusconi. Ma che hanno fatto? L'abolizione della marijuana. Ho dimenticato di mettere il... Metti il silenzio. Lasciare il gas aperto, la guerra. No, sto vedendo una specie di immagine stanza. Sì, che è quando anche il gatto. Quando è finita la carta igienica. No, aspetta, ma fammi vedere quanti minuti sono. Che non so quanto. Allora, stiamo in onda da non te lo faccio vedere. 4 minuti. 4 e 40, no, 50, 51, 52, indovinate, no, 53. Esatto. Allora,
Puoi evitare un attacco di panico semplicemente se sei un vegetale. Ops. In ogni modo ricordati sempre di portare con te un qualche... Dov'è il collo? Pezzo di... Ma perché si è aperto il Butterscreen? Perché quando si stacca il pezzo di cuffia. Allora, guida galattica per autostoppisti. Praticamente innocuo. Guida galattica per autostoppisti sul pianeta Terra. Questo utente è un accanito glottoteta. Ma che cazzo? Che sfiga, sempre Marvin il robot sulla situazione precedente. Ora che la Terra è stata distrutta, sono l'unico emo ancora in vita. Ma ci sono delle... Per evitare situazioni imbarazzanti come questa, la guida galattica per autostoppisti consiglia sempre di portarsi dietro un asciugamano. Madonna, un po'. E per evitare situazioni imbarazzanti come quella. Ho già letto. Ah, ok. Scusate, raga. Io sono concentrato sul gioco. Un passo del drago. Questa attenzione, sembra veramente di essere tornato. Noi vogliamo fare una cosa incredibile, che vogliamo andare su Google. Quindi noi andiamo su Google. Ma quante cose hai aperto? Niente. Google.it. Attenzione, abbiamo fatto anche la pubblicità. Grazie. All'indirizzo. Dobbiamo digitare. Lo conoscono tutti. Dobbiamo digitare una cosa che nessuno. Ragazzi. Eccoci qua! Lo posso ammazzare. Ok. Rispondi, tanto non siamo registrazione. Certo. Adesso noi digitiamo The Answer to Life. Si è aperto il gioco. Okay. Digitiamo The Answer to Life, The Universe and Everything. E Google dice che fa 42. The Answer to Life, The Universe and Everything. Fa 42. E lo dice anche Wikipedia. Wikipedia.org. Si è bloccato. Wikipedia.com. E lo dice anche Google. Yahoo Answer. Anche Google Plus lo dice. È a riferimento alla guida galattica. Però, quando ci fanno il passo, arrivano. Ma non va! Allora adesso, è vero, perché? Adesso cerchiamo una cosa che hanno cercato in molti e nessuno ha mai trovato. Cerchiamo. Come mai Berlusconi in politica? No, quello lo cercano tutti i giorni, non lo trovano, ma lo cercano più. Noi invece cerchiamo una cosa che proprio. Cioè, una roba che sbranna, come al solito. Allora, cerchiamo. Che io non so dov'è che sto andando. Com'è che si dice uovo di pa. Ester X, per chi non lo sapesse, ci sono tutti i programmi. E i videogiochi. Ester X, Google. Ecco, no, una cosa che infatti mi ha fatto un po' nervoso è che, come sapete, nell'ultimo DLC di Ghost, che è House Loud, come cavolo si dice, c'è un Ester X che viene presentato protagonista di un film horror. E tutti già lamentarsi che c'è questo protagonista qua. Che poi c'è una cosa che è un po' nervoso, perché. Se ci pensate un attimo. Mancato. Ci pensate un attimo. Cioè, certi giochi, per esempio GTA, sono fondati sull'Ester X. Allora, adesso io direi di digitare Zergrush. Cos'è che è? Ah, non è niente di importante. A parte il fatto che qua è apparsa una specie di coso che mi sa che e è. E mi stanno continuando a mandare messaggi. Ma che cacchio è sta roba? Una specie di conto alla rovescia. E poi ci sono delle oche che camminano. No, è Zergrush. Ci sono delle oche devi abbattere che camminano sullo schermo. Dovete digitare Zergrush. Oh, che rottura di palle. E questo che fantastico Ester X è una figata assurda. Mi messaggi. E ti. Allora, facciamo un'altra Ester X che non trovo qua, ma l'ho trovato. È una figata assurda. Allora, il mio consiglio è quello che dobbiamo smettere di fare video posti fa caso. Perché ogni volta che fa un video. Gli arriva 40.000 messaggi. Non è vero. Quando avete aperto Google, Google, digitate tilt e la pagina di Google è leggermente sfasata. Ma cazzo. Che fortuna! Questo indica che Google veramente è malato. No. No, l'avevo detto. Ma com'è condizione veicolo 0%? Sì, vabbè, ragazzi, è buggato. Oh, lasciate stare. Veramente, è impossibile che sia il 0%. Vabbè, lasciate. Cioè, doveva essere andato. Ora, direi di utilizzare l'Ava D, che è uno dei veicoli più spiegati al mondo, perché non vuole mai nessuno. Avete capito perché? I servizi di Google contengono le lingue più comuni, come l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. Tuttavia, in alcuni servizi è possibile imparare. Ma sei bloccato! E aggiungerne altre non proprio comuni. Molte di queste sono lingue reali, potrai trovarne alcune anche un po' bizzarre. Pirata, King, Elmer, Food, Hacker e così via. In realtà queste lingue cambiano soltanto la home page. Ah, ottimo.
Quindi vediamo altri easter eggs di Google. Provate a digitare Tilt e veramente vi fuori una pagina in Google meravigliosa. Oppure Zagrash, come Zagrash, che potete videogiocare. Sì. Poi dovete fare, dovete digitare do a barre roll. Cioè Wolf sta cercando di abbattere un corazzato alto. Ritirata. Oh mio Dio! Google! Cosa hai fatto? Do a barre roll. Tu lo cerchi e praticamente fai così, no? Premi invio. No, via. Ah no, ecco, no, perché ragazzi, ritirata strategica ce n'è. Andate su Google, digitate do a barre roll, premete invio e la pagina fa una ruotata. Cavoli. Attenzione, altri trucchi di Google. Oddio, cos'è? Oh. Google Gravity. Sto girando tutti i trucchi per fare degli scherzi. Per fare delle robe a Google che veramente sono... Basta, allora. Lava DC. No, ci hai fatto passare? Perché i Lav sono anfibi. Lava DC e Lava DC sono anfibi. Visto che io me lo ricordavo. Allora, poi anche Super Mega Hyper Headshot. No, sto scherzando. Non può, appunto, non puoi fare un headshot. Digitando Askew, ASKE video. Ok, ragazzi, adesso vedete le passie di Wolf, ovvero come attaccare un veicolo che sicuramente non fa fuori. Dovete digitare Askew e la pagina è esattamente come per Tilt. Si ribalta. Oh, ma cavolo, ci sono degli easter egg in Google che nessuno avrebbe mai pensato. Poi. Mamma mia, l'ho eliminato. Adesso si fa lo skipper sex e viene fuori il... Andate su Google Reader, premete i tasti su, giù, sinistra, destra. C'è proprio sinistra, destra, e apparirà un ninja, perché questo qua, per chi non lo sapesse... No, Google Reader non esiste. No, più. Ma come non ho ammazzato? Vabbè, naturalmente in questi giochi qua si fa headshot e non ammazza. Chi non lo sapesse, in molti giochi... Potete scoprire una sequenza speciale che è su, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B e A, che è una combinazione che non mi ricordo più perché, ma è stata scelta per fare delle minchiate. Allora, a caso. Purtroppo qua non si può perché la pagina di Google Reader mi sa che non esiste più, però... Eh sì, perché dopo un po' quei trucchi lì li tolgono. No, è proprio che Google Reader non esiste più esattamente come Google... come hai Google, eccetera. Allora, proviamo Google Gravity. Proviamo Google Gravity. Allora, voi dovete digitare Google Gravity e cliccare su Mi sento fortunato e succederanno delle cose strane. Allora, andiamo su Google, digitiamo Google Gravity. Sì, ma cazzo. E dov'è? Mi sento fortunato. E mi sento non esiste. No, sì, eccolo, mi sento. È solo che... C'è attiva la cosa di ricerca istantanea. Adesso se trovo come cazzo si toglie. Strumenti di ricerca? Non mi ricordo, aspetta. Impostazioni di ricerca. Cavoli. Vai dentro. Sì, questi gatti distruggono mezzo mondo per di pre. Ok, Google. Vedere gli alberi sul sfondo che traballano è epico. No, ma perché ragazzi, questo posto qua è un casino, cioè pieno di casino. Google Gravity, dovete cliccare su Mi sento fortunato e... Se può comunque. Ok. No, bellissimo, regà, dovete provarlo. Il fatto è che in realtà non è è soltanto una pagina che si è creata da qualcun altro. Però è interessante perché i link, anche se ribaltati, si muovono e funzionano. E possono essere anche cliccati. C'è quello dietro, dannazione. Col calendar. E puoi anche accedere anche se il sito è falso. Ma io direi di provare un'altra volta a ricaricare la pagina. Giusto per vedere quanto fa. Ottimo. Allora, dopodiché direi di andare sul sito della Google, giusto? Mamma mia, il paracadutismo di Wolf è... Ho eliminato così. Adesso... Inimitabile! Oh, mi erano messaggini? Vabbè, mi erano messaggini, ragazzi, oggi è il giorno dei messaggini! Non li arrivo mai, messaggini, un giorno facciamo un video e arrivano messaggini! Per forza! Google offre un lavoro sulla Luna! Cioè, a questa pagina Google ci informa che sta cercando nuovi candidati per un progetto lunare. Ah, e la pagina tra l'altro non esiste neanche più. Peccato, perché dice ricerca con la mente. Eccomi ragazzi. Sì, per chi non lo sapesse abbia dovuto tagliare stoppare il video perché Stefan Caos ha avuto dei problemi e dovuto andare a risolverli.
Ma continuiamo con i bug, i misteri di Google, eccetera. Su Google si può anche cercare con la mente. Visitando la pagina Mentalplex, Google ci offre un sistema che noi dobbiamo guardare dentro questo cerchio qua. Che no, si ma non è lo stesso. No, dai, ragazzi, veramente. Cioè, dobbiamo guardare dentro questo cerchio che si muove. Pensare a quel che vogliamo cercare, cliccare sul cerchio e lui cercherà quello che noi abbiamo pensato. Geniale questa pagina, Google Mentalplex. Mi ricorda Mentastick. Clicco Stefan Caos, hai pensato? Sei concentrato? Pensa a qualcosa. Tipo casa. Ok. Clicco? Sì. Mi spiace, Searching of these topics proibito durante l'International Law. Cioè, la legge internazionale vede che tu non possa cercare questa cosa. Riproviamo. Ma come? Prova, prova a pensare a qualcos'altro, perché è illegale. Ma come? Lo dice Google. Cioè, molto faccio? Vado. Di voi ha capito. Pensa a qualcosa. Sì, tipo... sì. Vai. Vado. Mi spiace. Come? Il receiver in analog. Prova riprova, insomma. Riprova. Allora. Intanto alza il piede che mi stai... Ok. Riprova. Sei concentrato? Vado. E che va? C'è stata un'interferenza. Devi rimuovere l'alluminio o dei telecomandi da vicino al computer, perché sennò... Ok, ragazzi, vi lascio un attimo giù. Okay. Ecco, ha tolto le cuffie. Giuro che se una cosa per il culo mi... Allora. Ma è sicuramente. Prova. Sei concentrato. Cos'è che stai pensando? Vai. Cos'è che stai pensando? Ok. La Martino. Mi dispiace, Bryce Ware, sei venire all'album. Ho pensato a un fucile io, ma non è possibile. Penso io a qualcuno. Mi raccomando, ragazzi, io sto pensando a voi che siete a casa, eh. Ma devo rimuovere gli occhiali, c'è scritto, attenzione. Rimuoviamo gli occhiali, sto pensando intensamente a voi, eh. Oh, ragazzi, c'è Wolf. Mi dispiace, è scaduto il tempo. Sta lavorando come antiveicolo. È scaduto il tempo. Vabbè, insomma, ci riproveremo un'altra volta. È scaduto il tempo, quindi non so tanto come amato ci pare, ragazzi. Lo so che sto usando l'IS 51 CQB. Allora, poi dentro Google Earth, se voi premete Ctrl Alt A, si attiva un magnifico simulatore di volo. Che poi praticamente potrete veramente volare, è proprio una roba, un simulatore di volo vero e proprio dentro da Google. Poi faremo anche dei video magari in cui facciamo vedere quanto... Ma non è che magari l'abbiamo già provato e dice anche fa schifo, ma forse non era quello. Proviamo. No. Vabbè, naturalmente, ragazzi, come penso avete molti di voi avranno visto, ormai si fonda tutto sull'IS 52 CQB. Allora, andate su Google Maps. Cercate da San Francisco indicazioni stradali da San Francisco a Tokyo e guardate la riga 14, non so cos'è che voglio dire. Cioè, guardate, ti brucia. No, io adesso, infatti, i primi tempi mi ricordo che li facevo fuori tutti, cioè i primi tempi erano tutti rincantiniti. Ma naturalmente non l'ha preso. Allora, aspettate, eh. Mamma mia, Tom! No, ci sono i Pigmen anche dentro certo. Google Maps! Non è scritto esattamente lo stesso modo, ma schifo. Allora, vabbè, siamo lì. Stavamo dicendo che noi vogliamo le istruzioni. Aspettate, quanti minuti siamo? Vai giù. Un attimo. Ricordo quando era messo. Ecco, non so, togli quei 5-6 minuti. Vai, un attimo. Un attimo, dove? Su Camtasia. Devi vedere il tempo quando stiamo... Ah, se non sentito. Si spiega, 23 minuti. Ah, ma ecco un pochettino, dai. Allora. La prossima volta che muori, praticamente. No. Ma è mia impressione o Jacopo mi sta fregando tutta la connessione? È soltanto Google Maps. Che è la stessa cosa, perché tu stai usando Google Maps. Allora, vediamo altri easter eggs. Distruggi video YouTube. Cosa? Puoi distruggere i video di YouTube con questa strada. Però è una persona puoi distruggerli, però non lo dico. Zeppo. Vediamo. No, un altro. Puoi comandare i missili che distruggono il video. Puoi comandare i missili. Andiamo su YouTube. Scegliete un video e iniziate a vederlo. Cliccate in un punto qualsiasi a pagina, non in un posto dove possiate realmente scrivere. Scrivete o meglio digitate, perché vedete compare di caratteri numero 1980 senza virgolette. Lasciate il missile.
lanciate il missile, vendiamolo subito, proviamo però il nostro canale. Vai. E distruggiamo tipo questo video qua, Risa contro vento io qui che fa schifo di Sanremo. Adesso aspetta, che canale è che devo, che cos'è che devo digitare? C'è la pubblicità 1980. Allora 1980, aspetta che c'è la pubblicità, parte il video. Attenzione, 1980, sì, vero? È partita la cosa di nooo, bellissimo. Sì, però se per colpa vostra ci cancella tutto. Defentis video from attack, fa una giusta giustizia. Uno, attenzione, partono i missili e noi dobbiamo bombardare i missili che cadono. No, bellissimo! È impossibile! È un minigioco eccezionale, però dobbiamo difendere il video, attenzione! Dobbiamo difendere il video di... Ah, ma che figata, l'avessi saputo prima che si poteva mettere in pausa. No! No, ci hanno già distrutto un coso lanciamissile. Che figata! Ah, ho capito perché non riusciamo a distruggerli, bisogna colpirli... Sì, ma cazzo, è impossibile. Cioè, è impossibile distruggere i video. È impossibile distruggere i missili. Ma non il video, il video. Ah, ok. Ma è impossibile distruggere i missili. Cioè, si hanno già distrutto tutti i lanciamissili. Allora, ragazzi, provate. Digitate 1980 e godetevi il fatto che sto video qua fa un po' va in fumo. Perché. Vabbè, ragazzi, è anche tanto tempo che siamo sopra. Credo. No, quant'è? Allora, 25 dobbiamo... minuti. Video no, destroy nel primo. Se anche si interrompe. No, possiamo ancora guardare il video, attenzione. Ma perché in realtà cioè non ha veramente distrutto. No, che sfiga, è scomparsa anche la roba di comando. Eh sì, ma tu conta che 10 minuti li taglieremo perché forse vuoi. Vediamo se puoi farlo. Ma, yeah, cioè, ma mi hanno chiamato perché c'era un'urgenza, devo uscire. Boom! Vabbè, sono stato fuori. Ciao! Salutiamo quei due pomerini sul lab, ma questa roba qua per distruggere i video, okay, è eccezionale, veramente. Allora, cerchiamo qualche altro easter eggs. The big list of easter eggs. The big list of Vabbè, cerchiamo, noi cerchiamo. Cioè, sto video qua lo mandiamo a quelli di Wine Gamers Fall come thank you game, sì. Allora. Rotazione di un uovo di Pasqua in 3D. Che figata. Vediamo questa roba qua. Aia, l'avevo visto, quella tutto io. Possiamo vedere un uovo che ruota in 3D. Basta digitare degli caratteri a cacchio. E su Google si può trovare una rotazione di un uovo che gira e puoi anche. Cosa puoi fare? Puoi spostare l'uovo. No. È bellissimo. Comunque, ragazzi, io veramente odio le mine. Ne odio. From 0 to 0. Tu, zero, tu, zero, tu, zero. Ok, nuovo è sparito. No, M9 a 1. No, nuovo è sparito. Allora, possiamo continuare, allora. No, vabbè, direi che fa un po', cioè massimo faccio ancora una volta e poi chiudiamo. Ah, beh. Secondo Wikipedia, la ricorsione è il processo di ripetere gli elementi in modo autosimilare. Ah, si va a spawn killing, poi viene ucciso da un Type 99 MG. Che genialata! Che genialata! Perché l'applicazione più comune è ricorsione in matematica e in informatica. Cioè praticamente io dico ricorsione e torno indietro. Vabbè, sei primo. Sì. Fa un po' finito. Vabbè, ragazzi, intanto mai abbiamo perso. Tu devi ricercare ricorsion su Google. Andiamo a cercarlo. Ok, ragazzi, è finito questo video qua. Naturalmente avevo una squadra che non serviva tanto, quindi abbiamo perso. L'ultimo easter egg, attenzione, digitate recursion su Google e dice forse cercavi recursion. Questo è dovuto al fatto che ricorsione intende il continuare a rifare la stessa domanda, no? Il rifare, no, ripetere, quindi ti continua a chiedere. Questo qua è un easter egg geniale. Ovvio. E con questo abbiamo veramente finito, abbiamo fatto vedere un casino di roba, possiamo cercare. Se ricercate anagramma, cioè anagram, vi chiede se volete cercare nagram, perché è l'anagramma, e la ricerca di definire un anagramma vi porterà a nagram, cioè praticamente, vabbè. Ok, quindi ragazzi, speriamo questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un altro commentato, la prima volta che vedete un nostro video iscrivetevi. No. Bella a tutti da Wolf, da Jacopo Mi.